Salve, sono Nicolas, come posso aiutarla? Tomas e gli altri si sono accorti che mancano i gioielli. Come se ne sono accorti? Il capo non sapeva delle missioni? No, non lo sapeva, e poi questo a te non deve interessare. Portami subito i soldi della vendita, adesso. Ah, i soldi della vendita, certo, sì. Sa, vorrei tanto portarglieli, ma purtroppo c'è stato un piccolissimo imprevisto. Quale imprevisto? I soldi sono scomparsi. Cosa? Ciao. Ora sì che sono confuso. Perché confuso? Sei tu che mi hai chiesto di venire. Io? Sì, Martin, non mi sarei mai sognata di venire qui se tu non mi avessi invitata, no? Beh, se non l'hai invitata tu, allora chi è stato? Non ho scelta, come posso dirle? Signorina Selina. Selina, per favore, ma non le hanno insegnato a bussare prima di entrare? E a te non hanno insegnato che chi ruba finisce dritto in carcere, eh? Che ci fai lì? Mi copro perché lei non mi ha dato il tempo di andare in bagno a vestirmi. Va bene, mentre tu vai a metterti i pantaloni, sì. Io resterò qui a parlare, sì, con la signorina Selina. Se lei... Non ho niente da spartire con te, quindi sparisci dalla mia vista. Certo. Nicolas, dimmi dove hai messo quei soldi, io non rispondo più delle mie azioni. Quindi sei pentito di avermi baciato? Chi, io? E perché dovrei pentirmi? Un bacio è un bacio, no? Ma scusa, no, io non sono pentito. Il fatto è che quando uno vede che l'altro è contrariato, la sensazione che rimane dopo il bacio è un pochino contrariata? Differente. E quando mi avresti visto così? Voglio che i gioielli siano ritrovati. In questo momento non credo che tu sia in grado di assolvere questo compito. Io posso dare la mia parola che stiamo facendo tutto il possibile per recuperare i gioielli e riportarli al loro posto. Sono stanco delle tue scuse, delle tue promesse. No, continua ad occuparti dei compiti ordinari. Di questo caso se ne occuperà Victor. Che cosa? Lei è il padre del... È il padre dell'ambasciatore. Per il momento sì. Non ci posso credere. Quindi sarà così quando gli cadranno i capelli, eh sì. Ah, stavo cercando mio nonno e è stato un piacere, grazie. Ascolti, se mi dice com'è la persona che cerca, magari potrei esserle d'aiuto. Beh, lui è un vecchietto come... Io devo recuperare quei soldi. Non è colpa mia se ha rubato i gioielli dal caveau dell'ambasciata e se poi i soldi che ci ha ricavato sono scomparsi. Ascoltami bene. Qui è in gioco il posto e la reputazione dell'ambasciatore. Fallo per Tomas, per Santa Juliana, per chi vuoi, ma per favore, devi aiutarmi a recuperare quei soldi. Per il mio paese e per l'ambasciata farei qualsiasi cosa. Sì, devi farlo per Tomas, ti prego, aiutami a proteggerlo, te lo sto chiedendo per favore. Quello che è successo è stata una gravissima negligenza. Se è stato l'ambasciatore a commettere un errore, deve essere l'ambasciatore a risolverlo e non un semplice dipendente, è chiaro? Aspetta che mi do un pizzico, tu mi stai invitando ad uscire a cena. Quello che ti posso dire è di raggiungermi alla pensione. Passerai una serata meravigliosa. Alla pensione? È questa la serata speciale di cui parlavo? Non essere prevenuta, hai davanti il nuovo Juan. Vieni e non te ne pentirai. Non capisci, si affonda Tomas, vado a fondo con lui. Non ti preoccupare, se dovesse accadere avrei pronto un salvagente per te. Va bene, allora lanciamelo, ho bisogno di soldi per recuperare i gioielli, per favore. Ti ho detto un salvagente, non uno yacht, non esagerare. Perché non provi ad osservare come mi comporto io? Potresti imparare qualcosa. No, ma certo, adesso verresti anche a darmi lezioni, ma sto parlando sul serio, dovresti farlo. Guarda in che modo io per fare carriera ho trasformato un tuo errore in un'opportunità. Sì, scavando la fossa a Tomas, fa quello che vuoi col cancelliere, ma cerca di fare in modo che Tomas resti a galla, va bene? Ce n'è un altro. Vieni. Che stai facendo?